per gli incontri di liceo da Radio Speranza, la radio della chiesa di Pescara Penne, 87,6 MHz, un caro saluto da Licio Di Biase. Oggi per questa nostra rubrica abbiamo un ospite eccezionale, in effetti mai ci saremmo aspettati di poter ospitare l'onorevole Paolo Cirino Pomicino, e quindi per noi è veramente un onore di Radio Speranza, insomma, di poter parlare con l'onorevole Pomicino del suo ultimo libro, Il Grande Inganno. Allora, onorevole, intanto il titolo, Il Grande Inganno. Innanzitutto lasciate dire che io sono onorato di essere invitato in una radio la cui popolarità è giunta fino a Roma, perché in realtà state diventando, o siete diventati, un punto di riferimento nel dibattito culturale. Detto questo, il titolo Il Grande Inganno è perché dopo 28 anni della cosiddetta Seconda Repubblica noi abbiamo visto un paese che è andato via via declinando, ed è bene che chi ci ascolta lo sappia. Noi in questi 28 anni abbiamo avuto una crescita dell'economia dello 0,8% all'anno, cioè tra gli ultimi in Europa. Facevamo la gara fra noi, Malta, Cipro, chi era più indietro rispetto all'altro. Abbiamo avuto un raddoppio della povertà assoluta, un raddoppio del tasso di disoccupazione. Abbiamo triplicato rispetto al 1992, abbiamo triplicato il debito pubblico e ci siamo impoveriti in tutto questo. Allora, dinanzi a questa grande crisi del paese, ma la grande crisi della politica, mi sono accorto che in realtà questa crisi era accompagnata da una narrazione, da un racconto di un'Italia che non c'era mai stata. L'Italia che è stata rappresentata, l'Italia dell'altro ieri, quella della cosiddetta Prima Repubblica, nel racconto di oggi era rappresentata dal fatto che era stata governata da corrotti e da mafiosi, e che quindi in realtà il nuovo è arrivato finalmente nel 1994 e, come vedete, ha fatto un disastro. Io vi ho citato solo qualche... Allora, Il Grande Inganno è proprio il racconto che ha accompagnato questi 28 anni e che io ho tentato di fare la controstoria, di raccontare i fatti per come sono stati. Io invito chiunque, e spero che siano tanti, a Pescara, a poterli vedere, perché, a poterli avere come lettori, perché in realtà loro leggeranno ciò che non hanno mai letto nei media in questi 28 anni. E naturalmente il bagno di verità è la condizione perché il paese possa risalire alla china. Bene, non ho presentato l'onorevole Pomicino perché tutti lo conosciamo, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, ministro, parlamentare, insomma. Però, ecco, da un po' di anni l'onorevole Pomicino è un opinionista. E ecco il grande inganno, cioè l'opinionista Pomicino, l'onorevole Pomicino, che racconta la Seconda Repubblica, come deve essere raccontato. Già ha espresso alcuni concetti di fondo, cioè che questa Seconda Repubblica ha portato l'Italia al disastro rispetto alla Prima Repubblica. Noi abbiamo in questa Seconda Repubblica chiaramente modificato il sistema elettorale, perché nasce tutto da lì. Abbiamo vissuto col proporzionale puro nella Prima Repubblica, adesso siamo a questa specie di maggioritario, a questo sistema veramente contaminato da ogni interesse di parte. E questa è la prima bugia che hanno raccontato sin dall'inizio. Se qualcuno che ha qualche anno in più si ricorderà che in realtà il mantra che veniva raccontato nel 94-95 è che c'erano troppi governi nella Prima Repubblica che si succedevano, per cui bisognava cambiare la legge elettorale portando alla legge il sistema maggioritario, dicendo che con il maggioritario avremmo avuto una stabilità politica permanente. Bene, sapete, ad esempio, per fare un paragone, gli anni 80, 82, 93, gli ultimi 10 anni della Prima Repubblica, noi abbiamo avuto 4 governi soltanto, e abbiamo avuto esattamente Craxi,
Doria, De Mita e Andreotti. Più abbiamo avuto 3 mesi il governo elettorale di Fanfani. I primi 10 anni della Seconda Repubblica di governi non ne abbiamo avuto 4, ne abbiamo avuto 6, è vero, e cioè abbiamo avuto, se vi ricordate bene, prima Berlusconi, poi abbiamo avuto Dini, poi abbiamo avuto Prodi, poi abbiamo avuto D'Alema, poi abbiamo avuto Amato, poi abbiamo avuto di nuovo Berlusconi, quindi 6 governi. Ma vi dico di più, nei 28 anni della Seconda Repubblica i governi sono stati 16, con una media quindi di 18 mesi all'anno, cioè una balla rispetto a quello che raccontavano, e che avremmo avuto una stabilità politica. Ma vi dico di più, nella Prima Repubblica si succedevano i governi, ma la maggioranza parlamentare sostanzialmente era sempre la stessa. Invece nella Seconda Repubblica noi abbiamo avuto le maggioranze parlamentari sono cambiate 7 volte, e cambiare la maggioranza parlamentare significa dare, inserire incertezza nella vita del paese. Ultimo dato che è il più impressionante: nella Prima Repubblica i governi avevano una maggioranza parlamentare, e quella maggioranza parlamentare era anche maggioranza nel paese, tant'è vero che noi, quando il governo faceva un referendum, li vinceva. Tant'è vero, vi ricordate, il referendum sulla scala mobile dell'85. Noi vincemmo come pentapartito, è vero, rispetto alla sfida che il Partito Comunista dette nei riguardi del governo Craxi. Bene, nella Seconda Repubblica tutti i governi, nessuno escluso, avevano una maggioranza parlamentare, c'era minoranza nel paese, e quindi chiaramente ogni qualvolta si andava a un referendum, puntualmente l'ha perso Berlusconi, l'ha perso Renzi, ma perché erano minoranza nel paese. Cioè con la legge maggioritaria noi abbiamo fatto un pasticcio, e concludo dicendo che era fin troppo prevedibile il pasticcio, perché in tutte le democrazie parlamentari europee c'è sempre e solo il sistema proporzionale, eccezione fatta per la Francia, la quale ha un sistema presidenziale che parte profondamente diverso, lontano dalla fine De Gaulle, degli anni 50. Certo. Bene, allora, questo è, come dire, l'introduzione all'inganno della Seconda Repubblica, ed è un'introduzione importante, perché parliamo del sistema del sistema elettorale che poi determina il sistema politico, è una conseguenza del sistema politico, la fine dei grandi partiti tradizionali e la creazione di contenitori, come stiamo vedendo in queste ultime ore, che poi scompaiono pur avendo conseguito il 33% di consensi, il Movimento 5 Stelle, che ormai si è totalmente liquefatto. Ecco, parliamo veramente di partiti liquidi in questa Seconda Repubblica rispetto ai partiti della prima. Partiti quasi gassosi. Certo, evaporano. Invece pensiamo a partiti come la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, che hanno mantenuto le loro, ma anche agli altri partiti minori, liberali e repubblicani, che per 50 anni hanno guidato il nostro paese. Quindi questa è la premessa. Adesso entriamo, come ha già accennato nell'introduzione, alle scelte che si sono compiute in questa Seconda Repubblica per il governo del paese rispetto alla Prima Repubblica. Licio Biasi ha detto una cosa molto importante. Sostanzialmente, parlando del Movimento 5 Stelle, abbiamo detto un partito che è imploso o che si sta evaporando. Ma perché questo sta accadendo? Perché non ci sono più i partiti. Vedete, un partito per essere tale ha bisogno di 2 condizioni: di avere una cultura di riferimento e di avere una democrazia interna, come peraltro dice la nostra Costituzione. Una democrazia interna che consente di fare che cosa? Di reclutare una classe dirigente con il metodo darwiniano e non con il metodo cortigiano. Nei nostri partiti, tutti, nessuno escluso, nei nostri partiti, con il personalismo che è arrivato e che ha sostituito l'identità, naturalmente, noi abbiamo avuto partiti che non hanno più un riferimento culturale. Voi non trovate in Italia più, da 28 anni, un partito socialista, un partito democristiano popolare, che si voglia, non trovate un partito liberale,
non trovate un partito verde o ecologista. Cioè le quattro famiglie che oggi governano il Parlamento europeo e governano i 27 stati dell'Unione. E allora qual è il dato? Che un partito che perde da un lato la cultura di riferimento, cioè l'identità, e dall'altro sostituisce la democrazia interna con il personalismo autoritario, quel partito non è più tale, diventa un comitato elettorale del segretario nazionale di turno, il quale in realtà decide chi deve essere eletto e chi non deve essere eletto. Chiaro, non ci sono più e quindi non c'è più la democrazia dei partiti. Certo. E allora, come per parodiare un vecchio aforisma inglese, si può dire che i partiti sono i peggiori protagonisti della vita politica mondiale, però nessuno ne ha inventati di altri migliori. La crisi dei partiti porta al governo poteri impropri che non si lasciano votare mai e che spesso non si lasciano neanche vedere, e quindi non abbiamo neanche più con chi potercela prendere, diciamolo in termini brutali, ma non teniamo più neanche una scelta. Licio Di Biagi ha detto prima che un partito del 32% si sta evaporando, ma signori ricci ascoltante, questo è accaduto pure con Renzi, e ha preso il 40% e poi oggi ha il 2%, ma è successo pure con Salvini, che ha preso il 32% e oggi ha il 15%, al 16%. La volatilità del consenso nasce dal fatto che non ci sono più partiti che abbiano sostanza politica. Bene, allora quindi abbiamo fatto un'analisi spietata della Seconda Repubblica. Lei nel libro parla di serve una nuova rivoluzione borghese. Che cosa voglio dire? Quello che abbiamo detto sinora ha determinato i cosiddetti corpi intermedi, sì. I grandi sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro, la borghesia nel suo complesso, gli ordini professionali e tante realtà della società italiana sono ormai privi di voce e privi di autorevolezza. Perché questo ha determinato? Perché un pezzo di borghesia ha fatto il salto verso la finanza ingegnerizzata, quella finanza che si chiama capitalismo finanziario, dove la materia prima sono quattrini e il prodotto sono più quattrini, al di sopra del ciclo produttivo del paese. Quel tipo di borghesia che si è data alla finanza ingegnerizzata ha, come dire, compresso l'economia reale, perché ha drenato risorse finanziarie e ha consentito che in 30 anni l'1% della popolazione mondiale potesse avere il 50% della ricchezza. Allora nazionale. Diciamo che stiamo passando dalla democrazia a una oligarchia, da una democrazia in cui la classe di governo veniva scelta dagli elettori a una oligarchia che si è quasi imposta. Le cosiddette elite politiche sono scomparse, certo. Sono presenti le elite finanziarie, certo. Che hanno avuto un rafforzamento perché la finanza ha acquistato quasi tutti i media, quindi l'intreccio tra finanza e media ha determinato un potere che è sovranazionale e che ha messo da parte la politica senza i partiti non ha più voce, certo. E naturalmente i partiti che hanno avuto quel tipo di evoluzione che abbiamo ricordato, ha lasciato ormai, è smarrita rispetto alla forza internazionale del capitalismo finanziario e delle elite finanziarie. Non è un caso che al termine dei 28 anni noi abbiamo alla guida del governo un autorevole esponente dell'elite finanziaria internazionale. Bene, Mario Draghi. Adesso su Mario Draghi facciamo la pausa e poi riprendiamo. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente. Per gli incontri di Licio riprendiamo da Radio Speranza questa bellissima riflessione con l'onorevole Paolo Cirino Pomicino, che come ho detto ci onoriamo di ospitare nella nostra radio. Stiamo parlando del libro, l'ultimo libro dell'onorevole Cirino Pomicino, Il grande inganno, cronostoria della Seconda Repubblica. C'è anche la prefazione di Ferruccio De Bortoli, molto importante, e le edizioni Lindau. Bene, adesso dopo aver, come dire, analizzato i drammi di questa Seconda Repubblica, i contrasti, le differenze tra la Prima e la Seconda Repubblica in termini politici, in termini di scelte, e veniamo a questi ultimi anni. Noi adesso stiamo vivendo una legislatura che si chiuderà l'anno prossimo e che forse sta mettendo in evidenza tutti i peggiori, le peggiori caratteristiche di questa Seconda Repubblica. Abbiamo avuto anche dei problemi giganteschi, la pandemia, adesso la guerra, però ecco, parliamo di questa ultima legislatura. Sì, l'ultima legislatura infatti dimostra per tabulas tutto quello che abbiamo detto finora. Immaginate che questa legislatura ha dato la instabilità, perché in 5 anni ha avuto non 3 governi, 3 maggioranze politiche diverse. Ho sbagliato, non ho detto 3 maggioranze politiche, diciamo 3 maggioranze parlamentari, sì. Perché poi le maggioranze di oggi è difficile che possono essere etichettate come maggioranze politiche. Bene, 3 maggioranze diverse, quindi una instabilità permanente, ma addirittura questa legislatura ha fatto sì che il Parlamento abbia certificato che in realtà non è oggi in condizione di far nascere un governo con una guida parlamentare, cioè ha certificato per tabulas che non c'è nessun parlamentare in grado di fare un governo e di garantire una maggioranza a suo sostegno. Questa è la dimostrazione di che cosa? Che la crisi dei partiti ha determinato la crisi politica e che la crisi politica ha determinato la crisi del Parlamento. È un effetto domino che è sotto gli occhi di tutti e che va raccontato, perché diversamente ognuno di noi è, come dire, travolto dai tanti movimenti di 5 Stelle o di altri partiti piccoli che ci sono. Se vedete nel centro sono 7 piccoli indiani, certo, che si tentano di rimettersi insieme, ma non c'è Biancaneve che li possa mettere in fila per 2, e quindi restano, non vanno neanche nel bosco, perché sono 7 piccoli indiani sbandati, senza, non avendo la cultura di riferimento, non hanno una bussola e non sapendo dove andare finiscono per sbandare e avere purtroppo dare una pessima gestione. Vedete la pandemia con tutti gli sforzi possibili e immaginabili ha determinato che cosa? Una crisi del sistema ospedaliero drammatico, che ha evidenziato come in realtà negli anni precedenti alla pandemia però noi avevamo ridotto la presenza negli ospedali al punto tale che in particolare nelle regioni del Mezzogiorno
noi abbiamo la spesa storica, per cui in realtà la spesa pro capite per l'Abruzzo, per la Campania, per la Puglia e per quant'altri nel Mezzogiorno è di gran lunga inferiore della spesa pro capite che ce l'ha in Lombardia, che c'è in Piemonte e in tutto il centro nord. Questo dato comporta cosa? Che al di là della pandemia, ripeto, dove abbiamo avuto oltre 150.000 morti, anche perché non avevamo preparato un progetto pandemico per contrastare una pandemia, cosa che in tutti gli stati e c'è sempre un progetto pronto a scattare nel momento in cui dovesse sorgere una pandemia. Voi sapete che è accaduto uno scandalo con l'OMS, certo, con la presenza dei ritardi del Ministero della Salute. Bene, dinanzi a questo dato, ancora oggi noi ci troviamo nelle condizioni che nel Mezzogiorno la vita media dura di 2 anni in meno rispetto al centro nord per le carenze del nostro sistema sanitario. E aggiungo di più, in questi 4-5 anni, in questa legislatura, come dicevamo prima, sono stati istituiti decine di migliaia di posti in tutte le amministrazioni centrali dello Stato. Bene, non sono stati istituiti i posti per i medici e per gli infermieri, certo, negli ambiti degli ospedali. Questo per dire qual è il quadro generale. Aggiungo 2 cose, Licio, però, che in questa legislatura sono emersi in maniera drammatica le 2 grandi difficoltà mondiali e quindi anche, certo, nazionali, certo, e cioè da un lato il saccheggio del pianeta e quindi la crisi climatica e la crisi dell'ambiente avvenute negli ultimi 30 anni. Badate bene, negli ultimi 30 anni, solo per dare un dato, noi abbiamo immesso nell'ambito dell'atmosfera un numero di tonnellate di anidride carbonica maggiore di quelle che abbiamo immesso negli ultimi 2 secoli. Quindi potete immaginare che saccheggio del pianeta è stato fatto. Dall'altro, il capitalismo finanziario di cui abbiamo già parlato. Vedete, il dato vero qual è? È che in tutto questo c'è una velocità del mondo che si è innescata con un consumismo compulsivo nel possedere, al punto tale abbiamo dato un quadro mondiale. Fatemi dare un dato nazionale: noi abbiamo avuto che in questi 30 anni il 22% degli italiani controllano il 72% della ricchezza nazionale. Noi apparteniamo a una cultura che non ha mai criminalizzato la ricchezza, c'è sempre un desiderio naturalmente di ogni persona. Però est modus in rebus, cioè significa che la ricchezza non può essere a discapito di una gravissima disuguaglianza, perché se la ricchezza è così alta che ha come corrispettivo la disuguaglianza, la povertà, le difficoltà di milioni di persone, quella non è una ricchezza, è una rapina, e il che naturalmente impone una ridisciplina dei mercati finanziari, una ridisciplina dell'economia reale. E tutti già oggi parlano di modificare il capitalismo, finalmente se ne sono accorti. Bene, dobbiamo avviarci a conclusione, ma staremo qui per ore a parlare con l'onorevole Paolo Cirino Pomicino. Allora io vorrei avviarmi a conclusione leggendo un passo di Ferruccio De Bortoli. Pomicino ha tante vite, le vive tutte intensamente e con generosità. Oggi è il cronista e l'interprete di quella politica che lo vide nella Prima Repubblica un protagonista indiscusso e discusso. Una sorta di sopravvissuto di razza, come lo erano per definizione i cavalli democristiani. C'è in questo libro un Pomicino più privato, personale, che racconta la solitudine del dolore e i dubbi di un cattolico sugli angoscianti interrogativi del fine vita. Sono capitoli di grande intensità ed emozione. Ferruccio De Bortoli. In questi giorni Ciriaco De Mita ci ha lasciato uno dei cavalli di razza che ha caratterizzato la Democrazia Cristiana. Un pensiero su Ciriaco De Mita e chiudiamo. Questa mattina, neanche a farla apposta, oggi è il 30° della sua scomparsa e tutti i democristiani si sono riuniti alla Chiesa di Gesù, in Piazza del Gesù, è vero, per una messa in onore e in ricordo di Ciriaco De Mita. Ciriaco De Mita è stato
un punto di riferimento importante della Democrazia Cristiana, non della torrente Tizio, Caio, Sempronio, perché le correnti nostre erano correnti di pensiero che avevano anche uno scontro di potere, perché il potere serviva a che il pensiero potesse realizzare quello che aveva nella mente, ma era un confronto alto all'interno del partito. Badate bene, l'unico partito che non ha mai espulso nessuno e che non si è mai scisso in 40 anni. Il dato vero che cosa dimostra la vita di Ciriaco? Che pur nelle diversità, io ho avuto molte difficoltà con Ciriaco, abbiamo avuto nei congressi una collocazione diversa, ma siamo stati sempre, eternamente, uniti da una cultura e da un sentire comune che in realtà faceva sì che le diversità diventavano ricchezza e non assolutamente momenti di evaporazione del partito come sta purtroppo accadendo. Era la sostanza politica, era la dottrina sociale della Chiesa, era la cultura popolare di cui la DC è stata la massima espressione. Bene, dopo questa lezione, io devo con rammarico chiudere la nostra trasmissione. Ringrazio l'onorevole Paolo Cirino Pomicino per questa grande cortesia di essere intervenuto a questa nostra rubrica settimanale dedicata ai libri, e chiaramente questo programma lo lasceremo negli archivi perché sicuramente merita tutta la grande attenzione. Un caro saluto da Radio Speranza e un caro saluto da Paolo Cirino Pomicino. E un saluto a chi ci ha ascoltato. Grazie.